video. Oggi video diverso perché facciamo un bel video spacchettamento. Non vedevo l'ora, ragazze. Allora, video spacchettamento perché? Perché come vi dissi nel vlog dell'altro giorno, ho fatto un po' di ordini, soprattutto per il mio compleanno, quindi i regali del mio compleanno, perché tanto io e Andrea ci diciamo quello che vogliamo, cioè abbiamo un budget per uno e ognuno si compra quello che vuole. Allora, soprattutto io, perché Andrea no, riesco a comprargli qualcosa che gli piace e fargli la sorpresa anche se poi la sgama sempre. Con me è un po' più complicata perché a me, lo sapete, mi piace tutto ciò che è porcellana, la decorazione per la casa. Io vado più, tendo più per quello che per vestiti, borse e scarpe. Ormai mi conoscete e lo sapete. Scusatemi, ma io c'ho freddo. Ormai sto usando a rotazione sempre questi maglioncini in paille con questi poncioni. Li lavo, li asciugo e mi rimetto. Vabbè. Scusatemi anche il viso un po' sbattuto, ma sto uscendo dall'influenza, anzi oggi devo dire che sto un pochino meglio, eh. Comunque, detto questo, facciamo l'unboxing del pacco dell'ordine che ho fatto dalle sorelle Schidone. Io ormai le adoro, queste ragazze, queste donne, sono madre e figlia, io le adoro. Le sorelle Schidone perché sarebbe la madre con la zia. Però poi è subentrata anche la figlia, quindi sarebbero più che altro madre e figlia, perché poi ognuno della famiglia si occupa di qualcosa. Comunque, detto questo, so anche che tante di voi le conoscono. Io ormai le seguo su Instagram e ci sono andata a ruota libera. Infatti, mi devo sempre mozzicare le mani perché mi comprerei tutto. Mo, già oggi ho visto un'altra cosa che quando ho fatto l'ordine era finito, adesso è tornato e già mi sta prudendo il ditino. Comunque, detto questo, facciamo l'unboxing insieme. Io ho solo aperto la scatola dal nastro adesivo, adesso proprio mano a mano tiriamo fuori. Il mio compleanno è il 6 febbraio, però l'ordine l'ho fatto prima perché mio marito mi cominciava a pressare, diceva sbrigati che dopo non ti arriva in tempo, sbrigati perché sennò ti arriva dopo, sbrigati. Io mi sono sbrigata e è arrivato prima, ma io, noi a casa non stiamo guardando queste cose, cioè c'è cioè il giorno del compleanno, si festeggia, ma il regalo arriva prima, arriva dopo, non è importante. Per di più mi piace farvi le cose in tempo reale, quindi non mi va di stare accumulare tutti i regali in un angolo e poi dopo il compleanno vi faccio il video, i miei regali, no, mi piace farveli vedere così in tempo proprio in live appena arrivano. Infatti, è appena arrivato. Quindi cominciamo, bando alle ciance. Vi faccio vedere che mega paccone. Guardate quanto è grosso. Ok, è veramente un pacco grande. Allora, è incartato proprio alla perfezione. Adesso io vi faccio vedere all'interno com'è. Vi faccio vedere all'interno com'è, vedete? Tutto bello impacchettato, ogni cosa singolarmente, c'è il pluriball, c'è il polistirolo, insomma, veramente impacchettato bene. Non è una collaborazione, eh. A me se un'azienda mi piace, se delle ragazze, delle persone lavorano bene, mi piace anche pubblicizzarle, perché è giusto così, dare i propri meriti. Allora, in ogni pacco c'è sempre un bigliettino con scritto grazie, ma soprattutto c'è sempre un piccolo gadget. In questo caso c'è il coniglietto perché loro adesso stanno pubblicizzando tutte le cose per Pasqua. Quindi ti danno sempre un piccolo gadgettino, ma guardate quanto è grazioso, veramente bello. Cominciamo con la prima cosa. Guardate qua, questa è la prima cosa. Non so che cosa ci potrebbe essere dentro. Però mi sa, questo è, c'ho paura che qualcosa si rompe, mamma mia. Mi sa che mi dovevo prendere una forbicina, perché adesso per rompere sto coso ci vorranno delle dita. No, 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 invece, ci ho messo poco. Io già ho visto che cos'è. Già ho visto che cos'è. Poi vi dico anche i prezzi, perché mi pare ci dovrebbe essere la bolla d'accompagnamento. Sì, eccola qua. Così vi dico anche i prezzi. Buone. Io già l'ho vista. Oddio, fa troppo bello. Ah, signore santo. Già l'ho vista. Perché ho acquistato
La nuova linea delle tazze di Isabel Rose. Guardate quanto è bella. Madonna santa. Questa poi la appenderò lì dove ho tutte appese su quelle barrette di ferro vicino alla macchina del gas tutte le tazze. C'ho già tutte le altre. Queste sono quelle appena uscite nuove. Ovviamente non ci sono solo con rosa come colorazione di Isabel Rose. Ci sono anche sull'azzurrino, sul carta da zucchero celestino. C'è anche sul rosso, c'è anche su altre colorazioni. Lo sapete che io sono malata per rosa. Ma guardate che bella, dentro c'è la rosellina. Io adoro le incisioni all'interno della tazza, cioè proprio le adoro. Ecco qua, questa qui è la prima tazzetta che mi sono comprata ed è costata, ve lo dico subito, 11,50 euro. Bella. Queste costicchiano, ma ragazzi, stiamo parlando di Isabel Rose, che è un marchio conosciuto per gli amanti delle porcellane, eh? Poi sempre comunque economico. Andiamo alla seconda tazza perché ne ho prese ben due. Allora, questa tazza pagata sempre 11,50 euro, quindi tutte e due 11,50 euro l'uno. Aspettate, eccolo qua. Ma guardate che incarto perfetto, cioè uno spettacolo proprio, uno spettacolo. E poi vi devo dire che i tempi di arrivo sono veramente velocissimi perché io l'ho ordinate venerdì. L'ho ordinate venerdì e sono arrivate oggi subito, che è lunedì. Ci ha messo veramente poco. Uffolina! Ecco, ce l'ho quasi fatta, ragazze. Guardate questa, che meraviglia! Cioè, vabbè, vabbè, che vuol dire fa? Guardate sta tazza quanto è bella. Cioè, è spettacolare, guardate, con la rosellina dentro, perché Isabel Rose tutto è fatto con le roselline. Madonna, quanto è bella. Quindi sono praticamente queste due tazze che mi mancavano nella mia collezione di Isabel Rose. Tutte e due 11,50 euro e 11,50 euro. Poi andiamo avanti. Poggiamo tutto qua. Il coniglietto ce lo teniamo perché già ho il posto dove metterlo, troppo carino. Ok, allora andiamo avanti, leviamo il polistirolo. Ok, ho preso una cosa che mi serviva. Questa l'ho pagata un pochino, ma è bella, è fatta bene. Mi serviva una cosa, adesso ve la faccio vedere se riesco. Ma perché non ho preso? Vabbè, dovrei riuscirci anche così. Non ho preso le forbici. Si può fare un unboxing senza forbici? No. Ecco, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Mi serviva una scritta. Ah, beh, capito. Eccola, questa è rotta. No, è rotta questa. Questa me tocca rimandargliela indietro. Guardate. Si è rotta. Ah, mannaggia! Era la scritta Patisserie. Guardate quanto è bella. Mo vediamo, va, se riesco a sistemarla. Speriamo che mio marito riesce a dargli una sistemata. Comunque, guardate che bella, con la scritta Patisserie. Questa qui l'ho pagata tanto, quindi sicuramente la rimanderò indietro perché l'ho pagata 29,90 euro. Però secondo me era già un po' rotta. Mo vediamo un attimo, va, se riusciamo a sistemarla. Così dovrebbe essere. Che va messa sopra la nuova vetrina. Ragazzi, questa. Mannaggia la pupazza. Ma tanto quando fai gli ordini, qualcosa di storto ci va sempre. Però io ho mio marito che ha le mani d'oro e sono sicura che me la sistemerà. Tanto va collocata in alto sopra al mobile. Quindi da lontano, guardate, non si vede praticamente niente. Quindi va più che bene, ci arrangiamo in qualche modo. Questa qui pagata 29,90 è fatta veramente bene, però è tutta di legno, bella, 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 bella. Patisserie. Ok, va bene, la sistemeremo. Poi che ho preso poi, ah, è tutta.
Vabbè, andiamo avanti col prossimo pacchetto. Per completare tutto il regalo, che è il mio regalo di compleanno, manca ancora un pacco che deve arrivare, che non l'ho ordinato su le sorelle Schidoni perché l'avevano finite, ma l'ho ordinate sul sito Greengate Official. Le appassionate dei porcellani come me conosceranno sicuramente anche questa azienda, la Greengate, che mi pare sia tedesca. Io ci ho comprato un sacco di cose, pure quella c'ha, pure loro c'hanno un sacco di cosine carine, ragazze, un sacco di cosine carine. Poi c'è un'azienda famosa in Inghilterra che vende porcellane bellissime stile inglese, si chiama Royal Albert, ma quella, ragazze, è per chi c'ha un sacco di soldi, perché una tazza costa pure 80 euro. Costa troppo, non me la posso permettere. Quindi Royal Albert è solo un gran miraggio. Allora, questa qui già ho capito che cos'è. Adesso io lo vado ad aprire sperando di non rompere niente. No, vabbè. Aspettate. Aspettate, perché qua ci avete la reazione in diretta. Cioè, che cosa sono? Mi sono comprata 4 piattini da torta, poi capirete il perché. 4 piattini da torta. Cioè, guardate che spettacolo, sono troppo belle. Questa la marca è, non lo so, Maison Tortora, non so di che, non la conosco la marca di sti piatti. Ma guardate quanto sono belli. Ne ho comprati 4. Poi, per completare tutti i regali, manca l'ordine che ho fatto da Shein, devono arrivare solo 2 cose, e l'ordine da Greengate. Poi, quando avrò messo tutto disposto nella vetrina, capirete tutto questo ordine particolare. Comunque, ne ho presi di questi piatti 4. Questi piatti sono costati pure poco, 5 euro l'uno, per essere un piatto da dolce, insomma, bello, neanche così tanto. Poi, di quelli ne ho presi 4, mi raccomando. L'ultimo pezzo che manca all'appello, eccolo qui. Aspettate, oddio. Cioè, li impacchettano così bene. Peccato per quella scritta, perché secondo me era già rotta, non si è rotta nel tragitto. Forse non se ne sono accorte, non lo so, può capitare. Comunque, sicuramente poi me la cambieranno. Ma vediamo se riesco a sistemarla che non si vede bene, se no me la faccio cambiare. Allora, ho preso come ultimo pezzo, ah, che bella ragazzi, no vabbè, cioè guardate che bella, troppo bella, guardate che bella, ho preso la brocca mint della Greengate, quindi della marca Greengate. La cosa che ho ordinato ce l'avevano di solito anche loro, ma purtroppo era finita, quindi l'ho dovuta ordinare direttamente dalla casa madre. Guardate quanto è bella questa brocca. È spettacolare, ragazzi. E questa è la brocca. Quindi, dalle sorelle Schidoni abbiamo preso... Aspettate, la brocca l'ho pagata 29,90. Dalle sorelle Schidoni abbiamo preso ho preso una brocca, 2 tazze, 4 piatti da dolce, sì, una brocca, 2 tazze, 4 piatti da dolce, la scritta patisserie. Speso totale 102,80 euro. Ok, questa è una parte del regalo. Adesso vi faccio vedere, perché mi è arrivato da Amazon, un'altra cosa che abbiamo acquistato io e Andrea. Questo che vi faccio vedere adesso non fa parte del mio regalo di compleanno, ma è una cosa che ci siamo comprati io e lui. Quindi sistemo queste cosine e poi vi faccio vedere. Allora, questo è l'altro pacco, guardate quanto è grande. L'abbiamo comprato su Amazon, pagato meno di 90 euro all'incirca, e guardate quanto è grande.
Nel frattempo ho fatto la richiesta di rimborso della scritta patisserie che era rotta, perché giustamente pure mio marito dice rotta, è meglio farsela cambiare. Quindi con loro è facile perché c'è il numero WhatsApp e tramite quello ho scritto un messaggio e sto aspettando la risposta. Vedremo. Così se la devo riordinare e loro mi ridanno il rimborso su in banca, prendo pure quella cosa che è ritornata oggi. Poi basta, però lo giuro. Allora, quest'altro pacco, io ho solo aperto una parte. Adesso insieme l'andiamo a... Ecco, al contrario, devo dire, Eva, che lo guardava al contrario. Da dietro avete capito di che cosa si tratta. Adesso io lo giro e ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Guardate quanto mio marito dice, ma era così grosso? Sì, è così grosso perché va posizionato lì. Abbiamo comprato i fiori di mandorlo in verticale di Vincent van Gogh. Guardate che bello. L'abbiamo preso un colore diverso, non sempre tutto rosa, perché ogni tanto insomma variamo, però diciamo che si intona comunque la nostra camera. C'ha questo celestino come le tende, anzi mi sa che è proprio lo stesso colore delle tende e un po' i colori, vedete, anche dello sfondo che ho dietro al letto. Ma guardate quanto è bello. Adesso noi lo attacchiamo e poi ve lo facciamo vedere attaccato. Guardate, ce l'ho scritto qua, l'ho pagato 84,90 euro. Ma fa la sua figura. Ti arriva già praticamente con dietro tutto il telaio. Vi faccio vedere. Cioè praticamente questo è pronto da appendere, vedete? Adesso lo attacchiamo se ci riusciamo velocemente e poi ve lo facciamo vedere attaccato. Il mio santo marito me l'ha già attaccato. Siete pronte allo shock? Siete pronte? Sono pronta allo shock? Uno, due, tre, via! Si riflette su di me, sui Specchi. specchi, è vero? Guardate che figata! C'è Vittoria Maria che dice perché blu? Perché è abituata con me che io compro tutto rosa. Dico, ogni tanto compriamo un colore diverso, sennò papà ci caccia di casa. Però secondo me, sai che è? Che è quel tocco diverso, non so come di. Spicca in tutto sto rosa, no, mo? Ti piace? Madò, è bellissimo. Non me la foto? Zacchete. È bellissimo. E ci abbiamo un quadro d'autore pure in camera da letto. No, due ce n'abbiamo, perché abbiamo pure Francesco Ayaz e qua, amore. Il bacio. Un altro quadro d'autore. Che bello, amore, bellissimo. Bello, mi piace. Ora, amici miei, oggi ho fatto un video diverso, un video spacchettamento, però, siccome oggi è lunedì e domani potrebbe arrivare qualcos'altro, sicuramente non Shin, perché Shin ci mette minimo 10 giorni, però forse potrebbe arrivare il pezzo che mi manca della Green Gate, io vi saluto qua. Se dopo vedete un'altra clip, vuol dire che è arrivata. Se dopo non vedete niente, vuol dire che il video è finito qua. Quindi fatemi sapere sotto nei video. Ah, fammi fare lo sfondo così, va. Fatemi sapere sotto nei messaggi se vi sono piaciuti i miei acquistini, i miei regali di compleanno anticipati. E qual è la cosa che vi è piaciuta di più? Se vi piace questo quadro di Vincent van Gogh. E basta, ragazzi, è tutto qua. A sto periodo ci siamo dati alla pazza gioia. Abbiamo speso, ogni tanto ci sta, ogni tanto ci sta. Quindi io vi mando un bacio, un abbraccio e spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Piccola clip aggiuntiva con la mia voce che va sempre peggiorando, in cui vi dico che la fine, la scritta patisserie non me la posso tenere rotta, no, non mi piace. Pure mio marito diceva perché 29,90, cioè cambiala. Però devo dire, ragazze, che ho scritto alle sorelle Schidoni perché hanno il numero WhatsApp, ovviamente è un numero professionale. E ho scritto tramite WhatsApp, ho mandato la foto della bolla, ho mandato tutto quanto e sono state gentilissime perché mi hanno risposto che me l'avrebbero rimandata una nuova, senza ovviamente ritornare indietro quella, perché tante rotta che ce ne fanno, che se ne fanno. Sono state gentilissime, mi hanno risposto dopo veramente poco, dopo un paio d'ore. E io gli avevo proprio chiesto nel messaggio se potevo riavere indietro lo stesso prodotto invece di avere l'accredito in banca. E
loro mi hanno detto sì, non c'è problema, te la rimandiamo. Quindi anche il servizio è ottimo, io le adoro, le adoro. Volevo dirvi questa cosa perché se volete comprare anche voi tramite loro, sapete che se qualcosa va rivalotto, l'importante è fare una foto, la foto della bolla, mandargliela via WhatsApp e loro vi rispondono. Con me sono state gentilissime, quindi mi hanno detto che me l'avrebbero rimandata e la storia della scritta è questa. Quindi piccola clip per dirvi che alla fine l'ho cambiata, perché tenermela rotta non mandava proprio. No. Niente, vi risaluto, ciao, a presto.